Firenze non dimentica e offre i suoi applausi senza distinzione di ruoli. C'è il tributo a Juligno, grande viola del passato, e quello a Guerini, oggi allenatore dell'Ancona, ieri centrocampista della Fiorentina, con la carriera stroncata da un incidente stradale. Prima di dedicarsi alla trasferta di Zurigo, Arrigo Sacchi vuole verificare le qualità della squadra di radice. A suonare la carica per la Fiorentina c'è anche il rientrante Carobbi, che da buon capitano dà l'esempio e preannuncia a Nista un pomeriggio da incubo. Eppure è l'Ancona ad aprire la lunga teoria dei gol allo Stadio Franchi. Il vistoso errore di Mannini sulla punizione di Deitari è un regalo della provvidenza che meriterebbe una diversa capitalizzazione da parte di chi è anche a quota zero in classifica. E invece bastano 5 minuti per vedere una Fiorentina versione Spielberg. Il colore viola viene passato sulla tela dell'incontro, a cominciare da Orlando. La caparbietà nel dribbling è premiata dalla sfortunata deviazione di Pecoraro, che scavalca Nista. Dalla cintola in su è una Fiorentina tutta da gustare, con un attacco agile e potente, integrato dagli inserimenti dei centrocampisti. Di Mauro entra come la lama nel burro, per un vantaggio che sarà poi dilatato e come. Per i marchigiani anche un briciolo di sfortuna. Sulla rasoiata di Effenberg, Nista paga dazio per la respinta corta. Laudrup è in agguato e la preda non gli sfugge. Rodomonti sorvola stranamente su un'azione apparsa irregolare ai danni dello stesso Laudrup, ma oggi le proteste sono un lusso di cui la Fiorentina può tranquillamente fare a meno. In avvio di ripresa, Guerini gioca la carta del terzo straniero. Zarate, sostituto di Centofanti, potrà ben poco in una domenica da tregenda per l'Ancona. Orlando, in una delle sue prestazioni migliori, apre il campo ad Effenberg. L'assist è troppo invitante per Baiano, lasciato solo da Fontana. L'azione è emblematica della deconcentrazione biancorossa. Battistuta, superstar all'Olimpico contro la Lazio, oggi concede tutta la ribalta ai compagni. La Fiorentina può fare ciò che vuole. Orlando aziona Baiano, che ha tutto il tempo per offrire a Di Mauro la più invitante delle palle gol. È doppietta per l'ex romanista, imitato subito dopo da Laudrup. Il secondo gol del danese sta diventando un classico nel repertorio di questo campione, che mette talento e velocità al servizio della squadra e dello spettacolo. Nella Fiorentina c'è gloria oggi anche per i difensori, quasi superflui soprattutto nella ripresa. La discesa di Luppi trova Baiano in versione apripista. Il difensore centrale si improvvisa bomber con un sinistro che sigilla il risultato sul 6-1. Un punteggio che alimenta le speranze UEFA, ma la Fiorentina quest'anno è anche fornita di saggezza. Massimo Orlando al microfono di Enzo Baldini. Magari io personalmente non vorrei neanche che la squadra avesse vinto 7-1, perché può ingannare, bisogna stare calmi, abbiamo fatto una buona prestazione, però dopo il terzo gol secondo me era tutto facile. Per l'Ancona, la sincerità, almeno questa da applausi, del tecnico Guerini. Onestamente...